Bentornati, bentornati. Ci siamo? Ciao Michelangelo, buona giornata. No. Purtroppo ci è venuto a trovare stamattina Pino. Pino. Voglio ricordare. Ma è venuto anche a mani vuote. Verde e marrone, sei anche un po' caffè. Vedete, è venuto a mani vuote, eccolo qua, ma Pino! Pensavo è venuto a mangiare. Ecco, Pino, dal marrone al verde, eccoci qua, buongiorno Domenico. Buongiorno a lei. Beh, versione extracomunicare. Stai in versione extracomunicare. Extracomunicare. Pronto? Bene, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bentornati all'edicola del weekend, la rassegna stampa semiseria del diario Montanaro. Matteo Pellegrino, Emanuele Palera, ci siamo? No. Ciao. Andiamo alle notizie, che è meglio. Cucciolotti miei. Andiamo alle notizie. Allora, che è successo in settimana, Emanuele? Caduta massa. Caduta massa. Caduta pareti. Caduta cuoricino. Ah, c'è anche la trasmissione sull'ospedale, andate a vedere. È uno spettacolo. Tanti cuoricini a tutti. Dopo i grillini, i cuoricini. I cuoricini. Bene, pronto Maria. Qua è un furto da venire. Vieni qua e devo li cazzo su. No! Questo lo taglieremo senza passare dal via. Qui è un porto di mare. Senza passare dal... A proposito di porti. Allora, stamattina noi abbiamo avuto un problema. Sì, che qua comunque sempre siano, mangio. Mangia. Matteo, tu mangi? Mangia. Allora, a proposito di Houston, a proposito di Houston, vabbè, poi vi dare un a proposito di Houston. Allora, il comune di Mozzantana ci ha fatto il gemellaggio con Houston. I satelliti vanno a sbattere qua. Allora, c'è un problema. Ieri hanno sequestrato. Allora, aspetta un secondo. Scusa un secondo, mi serve la pillola. Scusate, è un problema tecnico, arriviamo fra un secondo qua. Allora, dicevamo, problema, giusto? No, ma non è solo ieri. Noi abbiamo un problema. Allora, noi stamattina sono arrivato e ci interrogavamo su questa situazione. La notizia è... La notizia è... Davanti al mare di Sifondo. Hanno sequestrato della marijuana. Della. Non specificando la quantità. Non si capisce. Allora, perché non si capisce? La gazzetta di capitano. Non lo so, quella è vecchia. Rame. Quella è il rame. Quella è il rame. Quasi che 50 con te. 10 tonnellate. È rame. C'è un problema di bilanciamento. Pronto, io sto. 50 euro, 10 dollari. Ok, ma possiamo capire quanti sono? Fateci sapere, questo è una penale. Pronto, quindi abbiamo capito. Fortunatamente che con il giornale non si fa. Ma basta, quanti frasi? Fai la copia comune. Fai la copia comune, la panicchio. Dice che vengono a fare la fotocopia. Non l'avevo capito, la fotocopia. Eccola qui. Dice più pecca. Beh. Secondo comitivo, allora possiamo capire quanti sono i quintali tonnellate? C'è stato un problema. Un problema. La settimana scorsa avranno fatto varie quintalate di rame. La settimana scorsa era il rame. Il rame. Adesso questa settimana è la propria marijuana. Voi che vi drogate dovreste sapere. Pronto Maria. Allora, scusate, io voglio capire quanti sono. Possiamo chiudere sta notizia? Ho mezza tonnellata. Forse di quando cazzo ci sono qui. Allora, di oggi. Qua c'è scritto 500. 500 kg. Ora. 500 kg. Un isognorà. Allora, noi chiediamo. Ho 5 quintali. 500 kg. Quindi sono mezza tonnellata. Mezza tonnellata. Poi vai dentro.
E c'è scritto 5 quintali. Ma secondo me stanno mescendo, perché no, si sono imbrogliati con il rame, ma noi vogliamo capire. Ma ti spieghi come ci... Allora, aiutateci per favore a capire. Alla gazzetta hanno usato 5 quintali. Il stesso articolo della settimana scorsa. Hanno cambiato solo rame di marijuana. Di marijuana. Allora, allora dateci una mano a capire se è mezzo quintale, 500 kg, è la stessa cosa di mezza tonnellata, è mezza tonnellata, la sono la stessa. Siamo ignoranti. Va bene, andiamo alle cose serie. Soprattutto nel mare c'è qualche altra cosa. Andiamo noi. Un caso, un caso, un occhialino lo troviamo. Una maschera, una maschera. E un tubetto. Il tubetto soprattutto. Il tubettino. Prendi la me e metti in testa. Prendi la e metti in testa. Per favore, alla tonnellata. Allora, giustamente, sequestrati i 50 quintali di rame, 4 fermi, siamo a che giorno è? Venerdì 17 maggio. Tra l'altro era venerdì 17. Forse per questo motivo. Che era anche San Pasquale, protettore delle donne. Delle donne. Tu mi hai, no, mi hai pagato il corso. Tu hai pagato. Sì, sì, sì. Bene, ossigeno per l'impresa, arrivano i fondi per la pubblica amministrazione. Che sei interno, Pasquale. No, so, tu mi fai lei. Ah, questa. Provincia commissariata ha nominato i due viceprefetti, Carmela Palumbo e Nicoletta Miscià. Fiancheranno il prefetto Costantini. Fa diretta concorrenza al comune. Non si capisce. Benissimo. Bravi, tutti mi fa. Oggi c'è un bene. Mercato americani. Ah, ho visto una foto, ho messo per lui. Ciao. Guerra di mafia, restare sei foggia. Gomme due magliette. Due omicidi e tre agguati falliti in 6 mesi. Dietro front PD sul cambio della giunta, questa è la squadra. Siamo a sabato. Ha fatto l'arma e shake. Ah, l'arma e shake. E qui inizia il tempo, l'amici in serie D. Va bene, meno male, meno male. Quella pubblicità deve essere rimossa. Sotto accusa un poster con Umberto Sardella senza veli. Soprattutto chi è Umberto Sardella? Soprattutto ci può per me. Cioè, non è che c'è una chiave nulla. Non è che ci vuole mettere a noi di profilo. Il linio greco, il tanto Alighieri nostro, il linio greco. Va bene, io 2 anni fa mi faccio crescere il naso. Vai avanti, basta, smettila. Ho preferito smettila. Basta, i capelli anche, è tardi. Comunque speriamo arrivi subito il minoxidil a Mantua, sì, cacciola, voglio dire, sta risolvendo. Dove stanno? Abitudo a letto. Domenico, no, stanno qui. Ah. Domenico Mantuano fa uso di minoxidil. Che cosa sa il minoxidil? È una sostanza che basta, fa crescere. Bene! Bene, il callo. Dove ci sono? Bravo, bravo. Ci sono i va bene. Matteo, che vuoi da me? Che vuoi da me? Il GAL adesso punta sul turismo attivo per destagionalizzare. Va bene. Siamo a Manfredo. Contro il disagio, anche il servizio civico. Iniziativa del comune. Lo svolgimento di attività volte a prevenire, superare e ridurre le condizioni di bisogno di inadeguatezza. Pasquale, tu ti senti utile. Difficoltà sociale. Tu ti senti utile. Io mi sento utile. Benissimo. Io mi sento male. Voi mi sentite utile? Noi ci sentiamo tanto. Un po' imbarazzato. Un po' imbarazzato. Eccolo! Maggioranza e minoranza, i ferri corti sulle responsabilità di quell'ospedale ormai perduto. Entro fine mese saranno attivati 7 posti letto per l'hospice. Allora, ma qua, fatto qua la trasmissione, c'è anche la trasmissione, sì, andatelo a vedere. Le varie c'era parti, 2 deposizioni, no, due opposizioni, 2 maggioranza. C'era il consigliere Giuseppe Totaro, il consigliere Vergura. La nostra città della minoranza e della maggioranza, il sindaco di Asio e il vice sindaco Scipsi. Però nessuno di queste persone ci ha detto dove dobbiamo andare a festeggiare e con chi. E soprattutto chi paga. E soprattutto... No, vabbè, non c'è un bugello. Diciamo, era sottointeso questo. Ma lo sponsor lo posso tenere? No, pubblicità occulta. Dobbiamo festeggiare. Fateci sapere, dobbiamo festeggiare, scriveteci e dicono del Gargano su Facebook, cercateci. Se si tratta di mangiare, se si tratta di freddo! Si fa freddo, siamo tornati, anzi, mettete i cappotti. Ragazzi, io non so come devo fare con voi. Dobbiamo arrivare ancora Foggia, al muro del piede. Foggia, dice no all'omofobia. Volontari, artisti e tanta gente in piazza con Arci Gay, Agedo e associazioni. Complimenti, siamo a tema con anche a Manfredonia hanno fatto.
l'omofobia. Noi abbiamo firmato a Manfred. Che cosa? Contro l'omofobia. Hai fatto bene. Ex Enichem, il mistero della discarica nascosta da una colata di cemento e la bonifica va a rilento tra variante e rimozione. I risultati dell'ultimo report. Ma ci può. Va bene. Manfred ha fatto Ex Enichem. Infatti, là dovrebbe essere a proposito, territorio mondo. C'è questa confusione. Sì, c'è un po' di confusione. Ma sarà perché ti amo. Sarà perché non ti amo. Non ti amo. A proposito, a chi? La squadra del mondo. Un saluto, no, scusa, volevo fare un saluto a Domenico Vagili. A Domenico Vagili. Un abbraccio, un bacio. Si sta rovinando la vita! No, Domenico, no! Dai, Vagili, Domenico, siamo tutti contenti. Con te. No, con te. La busta. La busta, Domenico. Tu no, ma io sono Domenico. Un saluto. Allora, andiamo avanti. Domenica, il mondo avviene. Sì. A porte chiuse. Porte chiuse, l'avevamo detto. Il prefetto, bravo, l'avevamo detto. Però, porte chiuse, però le hanno fatto una cosa di... Adesso il Monte Sant'Angelo Calcio è in finale di playoff. La faccia giocherà contro il Non fatele dire positive, per favore. Arriviamo. Allora, c'è... la finale dei playoff contro il Canosa. E saranno Canosa. Vediamo. Saranno un grandissimo applauso alla società. Bravi, bravissimi tutti gli S di Monte Sant'Angelo Calcio. Complimenti. Massaggiatori se ci stanno, non sapevo. Bravo, mister Ricucci, Peppino, a tutti quanti. Bravi ragazzi, mi raccomando, contro il Canosa tenete duro. Che noi qua. Monsignor Castoro! Eccolo qua, vedi? Non possiamo dire. Papa Castoro. Il Papa piano piano alla notizia verrà, lo ha promesso, il feeling con i gruppi di San Pio. Come sta storia? No, allora, lanciamo una notizia: se il Papa viene, va a San Giovanni Rotondo, deve venire anche a Monte Sant'Angelo. Perché? Così, ci piace. Ratzinger è venuto a San Giovanni Rotondo, ma non è venuto a Monte Sant'Angelo. E come l'ha portato? La Ligò? Quando arrivò nell'87, probabile, quando arrivò Giovanni Paolo II, arrivò con la Ligò. Istevo in Germania. Lavoravi dove? Sì, alla Volkswagen. Io stavo alla Porsche. Tu facevi il Porsche? Io facevo il Porsche. Quando stavo in Germania. Io facevo l'ammortizzatore. Va bene, no. Quindi aspettiamo Papa Francesco. Ottavo a Le Mans, è vero, meglio di Vale, il grande ritorno di Michele Pirro. Stiamo parlando della MotoGP, motociclismo. Michele Pirro di San Giovanni. Se ci trovo, bene a San Giovanni. Se ci trovo, no, se ci trovo passa per Roma, ci porto Pamo. Porta di Santa Papa Francesco con la moto. Mettili rei. La moto Santa. Qualsiasi persona, c'è un zainetto, faccio pure io. San Giovanni, San Marco. È tutta la Basilicata. È tutto l'Interland. Aspettate una cosa alla volta. Sono stati i miei passando per il Vaticano, fatti il nome mio italiano. Fatti come Papa Francesco, come Pinuccio, il faccendiere, dobbiamo fare anche noi il faccendiere. Fai una valigia. Aspetta, un paio di pianelle. E anche il cordone. Siamo arrivati a... Come avete potuto notare, noi siamo a 14 minuti e dobbiamo chiudere. No, non abbiamo detto neanche una notizia. Non è successo niente. Questa settimana non è successo niente. Noi non riusciamo. Il Papa. Papa Francesco. Il trono. Ragazzi, un casino. Non possiamo dire più niente. Dobbiamo chiudere. Siamo a 14 minuti. Sì, come facciamo poi a caricare? Come carichiamo? Una volta in America. Matteo, come carichiamo dopo? Come carichiamo? Davanti. Va bene. Ciao a tutti. Come facciamo? Ditemi voi come facciamo. Andiamo. Dai. Allora, ciao. L'ho scritto in un foglietto della verità. Ma non vedete come giuro. Michele Troiano. Chiudiamo con Michele Troiano. Allora, Michele Troiano. Troiano. Ieri il comunicato.
Allora, il Sassuolo è, ha vinto il campionato di Serie B, sì, giocherà in Serie A il prossimo anno, è nelle fila della squadra di mister Eusebio Di Francesco, cioè il numero 10, il numero 10 del Sassuolo, Michele Troiano, di origini montana, ex Chievo Verona, ex Modena, già giocato in Serie A con il Chievo. Esordì a San Siro. Esordì a San Siro con il Milan. O Pirlo o Sergio Maragò. È vero. E quindi stavamo dicendo, di origini montanare, la mamma, il papà e la nonna sono di Monte Sant'Angelo, lui è nato a Desio e si è trasferito nell'84, cioè i genitori si sono trasferiti nell'84 a Nova Milanese, dalla Germania, tornasti, bene, la maniera. Va io e Manuel volevamo dire una cosa. No, mezza dovete dire, allora, dobbiamo chiudere. C'è un ragazzo a Cerignolo che per 7 giorni è scomparso. L'hanno trovato io, stava da un'altra, su. Veramente! Capita scusate, ma non lo so. Ho visto, sono da nonno, ho visto, scusi. Vabbè, dai, fortunatamente deve finire bene, perché ci sono altre storie che finiscono. Esatto, ma in un altro modo, purtroppo. Ci hanno fatto sui messaggi, offerte! Ma no, devo dire! Ciao! Ciao a tutti! Ci dispiace, signori! Libro della settimana! La donna del castello vuole fare solo quello! Libro in 3D! In 3D! Basta! Basta con il libro! Il libro della settimana! Ciao a tutti! Ah! I CD, un altro CD! Allora, no, chiudiamo così. Allora, abbiamo questa macchina da me. Serga, pochi chilometri. Vento, serga da lei. Allora, io e Emanuele. 94. Allora, io e Emanuele stiamo cercando una persona che acquisti. E vai alzi, capisci niente, mannaggia, ciao, ciao, sono Trevor Clue. Questo è l'effetto della marijuana che hanno scaricato. Questo è l'effetto della marijuana che hanno scaricato a seconda. Cioè, se lo dovete pure andare. Chiudi. Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Non c'è la senna, così vieni qua. Sotto il letto manca un lato.